Buonasera a tutti. Mi porto innanzitutto i saluti del professor Luni, che mi ha potuto purtroppo essere qua con voi questo pomeriggio e che io indegnamente oggi rappresento. Mi cercherò di stare nei tempi e gli argomenti di cui, su cui volevo soffermarmi sono due. Molte cose sono state già dette dai relatori precedenti. Comunque, un argomento è quello che riguarda le rotte, già prima citate nell'intervento appunto dei relatori precedenti, le rotte sul mare Adriatico, nel Corridoio Adriatico. E in questa diapositiva si possono vedere in pratica queste rotte. Innanzitutto c'è la rotta più tradizionale, diciamo, quella l'ipotesi già più assolata, nota anche dalle fonti, che è quella della rotta che seguiva la costa filippina, che ha delle insenature molto ampie, quindi le navi greche si potevano benissimo riparare in queste coste illiriche. E poi all'altezza di Iater, quindi all'altezza di Zara, si prendeva il mare aperto nel punto di minore distanza dalla costa italica e si giungeva al porto di Ancona, quindi al porto di Ancona. Questa era la rotta che è sempre stata riconosciuta, è sempre stata approvata da tutti gli studiosi. E negli ultimi decenni si è avuto la documentazione dell'esistenza di un'altra rotta, la rotta invece che costeggiava la costa italica, quindi la costa dell'Italia, del Adriatico, che prima, perlomeno fino ad ancora, era considerata non solcata da navi greche. E quindi queste navi, questa navigazione, che era una navigazione di piccolo cabotaggio, le navi erano delle piccole imbarcazioni, delle imbarcazioni che navigavano sotto costa e si fermavano, ovviamente avevano bisogno di fermarsi, di avere approdi sicuri per ripararsi dai venti. Negli ultimi decenni appunto si è avuta una grande concentrazione, un grande ritrovamento di ceramica artica, sia sulle foci di fiumi, a nord del Conero, sia anche a sud però del Conero, sia addirittura non solo nelle foci di fiumi, ma anche all'interno, quindi all'interno delle valli. Quindi questi materiali greci, quindi si parla di ceramica artica, risalivano dalle foci di fiumi fino alle vallate fluviali, anche nell'interno. Quindi abbiamo ceramica artica a nord, per esempio, del Conero, l'abbiamo ormai da molto tempo, ormai trovata vicino a Sombrone, Monteraggio e Monteagutto, Monte della Corsella di Rubino, abbiamo di recente venuta Macerata Feltria, quindi Vitino Pisaurese, nella Valle del Foglia. E quindi diciamo che poi addirittura con il rinvenimento, la scoperta del santuario di Diomede sul Gargano negli ultimi anni, diciamo che questa ipotesi di una rotta alternativa solcata da navi greche su tutta la costa italica dell'Adriatico ormai è una conquista, diciamo, della moderna ricerca archeologica. Non c'è solo ceramica, tra l'altro, artica del Medio Adriatico, ma abbiamo anche per esempio impronti laconici, abbiamo Teria, abbiamo le scritte di Marmo che abbiamo visto prima, e di Marmo comunque non è ovviamente locale. Quindi si può far risalire anche la frequentazione, come già detto prima, del corpus adriatico alla fine almeno del secondo millennio a.C., come hanno dimostrato i rinvenimenti di ceramica micenea addirittura. Sporadici fino a pochi anni fa, ovviamente trovata una grande concentrazione di ceramica micenea a Cisterna di Tolentino. Quindi ecco, anche non solo come diceva Francesi si era basato sui punti di Antenna e Diomede, tralasciando la documentazione archeologica, quindi anche la documentazione archeologica ci dice che alla fine del secondo millennio a.C. il corpus adriatico, quindi era solcato da navi, probabilmente dalla micenea. Poi arriviamo ad Ancona, quindi ho parlato qualche immagine storica del porto di Ancona con il colle Guasco, quindi con la chiesa di San Ciriaco. Ancona, quindi, come sapete tutti, come è stato detto, è gomito, è probabilmente un poleonimo che prima determina il nome del sito, quindi deriva quindi dalla morfologia del sito, quindi determina l'approdo, il nome dell'approdo, e poi passa probabilmente in seguito a identificare l'abitato di Ancona. E qui Scilace ci parla, abbiamo detto prima, di
di Ancona, come abitata però da genti, non greche, genti italiche a un certo punto. Quindi i greci ci sono, però parla di genti italiche. C'è la distinzione con Spina, che è sempre da Scia, c'è Polis e Denis, quindi una città greca. Questo è una, probabilmente una notizia da tenere in considerazione. Ecco, quindi c'è sicuramente questa compresenza di genti greche in Ancona. E probabilmente questi fuoriusciti siracusani nel IV secolo a.C. hanno, come già detto prima, potenziato uno scalo marittimo già esistente, un abitato già esistente. E comunque non abbiamo però documentazione archeologica di una città greca monumentale, ecco, diciamo, monumentale nel mondo. Abbiamo, prima avevano scambiato, cioè avevano datato le mura in opera quadrata al IV secolo a.C., quindi legate alla colonia siracusana. In realtà queste mura, come vedremo poi dopo, in un squadrato, non sono di data repubblicana, quindi non si può parlare, però io non sono stato a fare delle conoscenze di Acropoli, in senso proprio urbanistico del termine, per Ancona. E gli unici, le strutture invece che abbiamo sono sia in Ancona, che sembra un umano barbitello che ho trovato recentemente, sia poi vicino, delle strutture in muratura, con un tocco in pietra secco, un elevato con un tipo di coppia, un elevato ovviamente incarnucciato. Questa è una situazione che abbiamo non solo in Ancona, ma l'abbiamo un po' in tutta l'area mediterranea, anche a sud, in Puglia. L'abbiamo per esempio, l'esempio più, forse anche più noto, è quello di Pisaurum, quindi delle case di V-IV secolo a.C. con tocco di pietra di Pisaurum. Quindi succede qualcosa a un certo punto, si passa dalle capanne in pratica alle strutture in muratura, anche se non strutture monumentali. E questo, secondo molti studiosi, è dovuto appunto al fatto che ha contatto tra la gente indigene e l'elemento greco. Quindi c'è questa evoluzione della cultura materiale, della cultura anche architettonica, diciamo, delle popolazioni indigene, e anche sembra, seguendo la Lollini, per esempio, anche dell'olivicoltura, della viticoltura. Passando ecco, alcune immagini di questo porto, quindi di questa struttura di presenza di natura naturale che purtroppo per passare dei secoli si è modificata a causa di frane e smottamenti, quindi il prolungamento del Colle Guasco è sprofondato diciamo, in mare, che dovrebbe riparare, che determinava proprio il gomito di Ancona, ancora altre immagini, e arriviamo proprio a cambiare a parlare del tempio, che è proprio l'argomento principale dell'intervento di oggi, del tempio sul Colle Guasco, quindi del tempio sotto la chiesa di San Cilia. Sì. Ecco qua, una veduta quindi dell'arco di Traiano e sopra la chiesa di San Cilia. No? Il tempio che è stato studiato da diversi appunto studiosi del passato, il primo che pubblica qualcosa riguardo al tempio, Nereo Alfieri, nel 1938, prima della guerra, quindi, che si pone il problema di questo edificio pre-cristiano, chiama a un certo punto, in un altro passo lo chiama edificio pagano, senza dare insomma, delle ipotesi di datazione, sotto la chiesa del Duomo di Ancona, quindi sotto la basilica pre-cristiana. E va a merito qui ad Alfieri di aver posto il problema di questo edificio pre-cristiano che era noto prima solamente dalle fonti Caturio e Giovenale appunto e dalla tradizione comunque di Ancona, dal 500 si parla di un tempio al di sotto della chiesa di San Ciria. Poi abbiamo lo studio di Moretti del 45, 1945, che pubblica i dati degli scavi del 1932 e anche qui pubblica questo, cita questa muratura in conci squadrati e nota quindi la sovrapposizione tra il tempio e la basilica paleocristiana. E poi arriviamo agli studi più importanti che sono essenzialmente quelli di Annibaldi e di Bacchielli e poi di lui. Annibaldi nel 1961 poi nel 1965 propone due ipotesi di ricostruzione del tempio. Il tempio innanzitutto bisogna dire che lo conoscete tutti, immagino, comunque conservato in maniera molto precaria, è conservato sia in negativo, soprattutto in negativo, sia in positivo, quindi abbiamo trincee di fondazione e alcuni filari di muratura in opera
quadrata, al massimo abbiamo 4 filari di muratura sovrapposte. E per un totale dei lati lunghi dell'edificio di 22 metri di struttura di muratura conservata. A Nivaldi si pone il problema della datazione anche di queste strutture, data il tempio al III secolo avanti Cristo, e già lui di Verona 57 era datato anche al II secolo avanti Cristo, nella Cattedrale Repubblicana, e propone, siccome il tempio, vi dicevo, è conservato per un po' per solamente a livello delle fondazioni e molto a livello solamente delle trincee di fondazione, è difficoltosa, è stata sempre difficoltosa la ricostruzione di una pianta e anche dell'alzato soprattutto. Annibale propone queste due piante qua a lato, non so se queste due, questa del 1961 e questa del 1965, sono abbastanza simili comunque, che propone un tempio di tipo peripteros sine postigo, cioè un tempio con colonne su tre lati e non sul lato di fondo. Lo orienta in direzione nord-ovest, quindi in direzione del mare, e propone anche due file di colonne sulla fronte, e nella cella propone tre navate, la cella divisa in tre navate, due file di tre colonne. Propone prima il dorico, poi l'ordine dorico e poi invece lo esclude. Invece la pianta più grande è la pianta di Battielli, che propone Battielli nel 1984, all'inizio degli anni 80, e Battielli invece propone un tempio datato al IV secolo a.C. e lo lega all'arrivo dei coloni siracusani, quel discorso che faceva il professor Paci prima, non c'è un tempio a Siracusa, lo vanno a fare invece in Ancona. Quindi ci sono poi molti problemi da questo punto di vista. Propone un perimetro con una cella, in questo caso senza o pistolo molto sentale, solamente la cella e un prono molto allungato. E, è stato fuorviante in passato probabilmente il fatto la datazione del muro in opera quadrata al 4 secolo a.C. In realtà oggi sappiamo che queste murature in opera quadrata, con molti confronti, sono datate all'età tardo repubblicana, quindi siamo almeno alla metà del secondo secolo a.C. Ci sono confronti con mura urbi, quindi molti municipi in Italia mediterranea, quelli datati in maniera più precisa sono quelli di Ausi Numeri di Pisauro, 174-184 a.C., quindi le murature sono successive alla fondazione di queste colonne. Quindi siamo nel secondo secolo a.C. Ancora, tra l'altro, anche in altri punti sono stati rinvenuti tratti di murature con la stessa tecnica, per esempio Santa Maria della Piazza, della conserva, quindi e sono datate appunto, come già diceva Luigi, all'età tardo repubblicana. Questa è la pianta effettuata, realizzata dal professor Luni invece agli inizi del millennio, del nostro millennio, con una rilettura di tutti i resti conservati sulla basilica di San Cirillo, con nuovi grafici, nuovi disegni. E la pianta che invece propone il professor Luni è quella di un perittero, quindi non senza il numero di fondo, non le colonne sul lato di fondo, ma con le colonne su tutti e quattro i lati, e si basa soprattutto sullo studio delle fondazioni e dei filari conservati. Le fondazioni sono continue su tutti e quattro i lati e abbiamo 2,5 metri di larghezza le fondazioni del perimetro del tempio, quindi la peristasi del tempio era ovviamente sopra queste fondazioni. Al centro del tempio abbiamo invece delle fondazioni a forma di pi greco, quindi 4, che sono le fondazioni, in pratica, i capi di fondazioni della cella. 2,5 metri, dicevo, le fondazioni dei lati, 1 metro di larghezza le fondazioni dei muri laterali della cella, 2 metri invece la fondazione del muro di fondo della cella. A Battielli poi proponeva l'orientamento a sud-est. Anche questo studio dell'orientamento del tempio è proposto verso la città e non verso il mare, a sud-est, e c'è una scalinata ovviamente d'accesso sul lato sud. Questa è la pianta ricostruttiva, quindi l'ultima pianta effettuata, di un tempio di tipo italiano a questo punto, che si data almeno alla metà, comunque alla seconda metà del secondo secolo a.C. A sostegno poi di questa
datazione c'è anche l'esistenza di marchi di cava, quindi sono state rinvenute di marchi di cava in lingua non greca, in lingua latina, quindi ci sono, beh, queste sono le lettere che ritrovate con la luce a raso, che quindi portano anch'essi al riconoscimento di Pendico, ecco, in età ormai in età romana. Poi abbiamo questo frammento, in questa metà di un capitello corinzio del secondo secolo a.C., conservato nel Museo Diocesano, e che sicuramente proviene dall'area, alto circa 50 cm. Ecco, abbiamo visto prima, abbiamo visto prima la ricostruzione della zattera dell'edificio, che ovviamente è una ricostruzione molto ipotetica, perché, come ho detto prima, non abbiamo molti elementi dell'altato, non abbiamo elementi dell'altato, se non questo frammento di capitello. Abbiamo un tempio ipotizzato su podio, perché a fianco del muro di fondazione di un lato c'è un tratto di pavimento in otto spiegato, una spina di pesce, all'altezza, quindi dovrebbe attaccarsi alla parte superiore del terzo filare di fondazione dell'edificio. E quindi dovrebbe essere il piano pavimentale dell'area a fianco e intorno al tempio, probabilmente anche del porticato del tempio, quindi del porticato a fianco del tempio. L'altato, vi dicevo, è stato ipotizzato sulla base dei resti rinvenuti, in misura del tempio, se non è ipotizzato un diametro di base di 1,50 m, quindi 3,5 piedi, e un'altezza circa di 10,35 m, quindi 10,35 m, compreso il capitello. Dicevo, il rinvenimento di questo, trovamento di questo capitello, che dovrebbe a questo punto essere il capitello, uno dei capitelli dell'edificio, dei capitelli del tempio del secondo secolo a.C. Questa è la ricostruzione del lato del tempio, e questa è l'immagine del tratto superstite di questo pavimento a spina di pesce, un pavimento in oco spicato in cui si data, questi pavimenti si datano tra il primo e il secondo secolo d.C., ci sono innumerevoli esempi che erano usati per strutture ovviamente che dovevano stare all'aperto e che dovevano essere impermeabilizzate. Da qui anche l'ipotesi dell'esistenza di un porticato tutto intorno al tempio. A destra vedete la ricostruzione del tempio con il suo recinto, quindi con il porticato, e la strada che scendeva verso la città e poi l'anfiteatro. E arriviamo alla colonna Traiana, la scena numero 79 della colonna Traiana, ormai da tutti riconosciuta come riproducente la città di Ancona, quindi il porto di Ancona. Traiano parte tra le sue imprese della guerra dacica, e vediamo l'arco di Traiano e vediamo due templi, due edifici, uno in alto, un tetrastilo perittero, eccolo qua, tetrastilo perittero, di ordine ionico, però, mentre il nostro ovviamente di ordine corinzio, e sotto un altro tempio che è stato da alcuni riconosciuto come tempio, ricordando il tempio di Diomede, perché noto dalle fonti è ovviamente il tempio di Diomede. Al di sopra il tempio invece che è da identificare, probabilmente con il tempio, anche sicuramente con il tempio di Venere che abbiamo appena visto, e tetrastilo, probabilmente ci sono delle schematizzazioni che nella colonna Traiana, e qui nella colonna Traiana ci sono moltissimi, moltissimi esempi, è l'unico comunque tempio perittero nella colonna, ed ha una statua, qui non si vede bene, una statua comunque femminile nella porta all'ingresso del tempio, quindi il conducente con una perpetuità venere, un portico tutto intorno, con capitelli ionici. Ecco qua il particolare. Ecco, e qui la sovrapposizione della basilica paleocristiana con il tempio al di sotto, e ancora questa pianta ricostruttiva della zona del tempio, della zona dell'anfiteatro. Tra l'altro un capitello, un frammento di capitello ionico dello stesso materiale, il capitello corinzio dello stesso materiale delle fondazioni del tempio, è anch'esso stato rinvenuto nel Museo Diocesano, ritrovato nel Museo Diocesano, e quindi proviene probabilmente dalla vicinanza, è stato messo in relazione anch'esso con, forse con il portico ionico del relativo al tempio. E sicuramente, ecco, il tempio si trova in una posizione, già detto prima, una posizione emblematica, una posizione dominante
in Ancona, quindi sulla sommità del Colle Guasto. E tra l'altro si può citare anche quello che dice Vitruvio per i templi degli dei più importanti delle città, che devono essere posti in un punto elevato. Ovviamente Vitruvio scrive da Porta Augustea, però riproduce ormai una realtà assodata dell'architettura romana, che è il punto della situazione anche precedente, e si trova vicino a questo all'anfiteatro che si trova in una posizione un pochino anomala in una città romana, e qui c'è l'ipotesi da valutare della presenza di un teatro più antico che abbia determinato poi la costruzione dell'anfiteatro, quindi con una duplicazione del semicerchio. In questo caso avremo ulteriori spunti di riflessione con la presenza di un tempio, un portico e un teatro forse legato al santuario, allo stesso santuario, che ha esempi ovviamente in area nazionale, esempi conosciuti, che potrebbe essere anche il caso di Ancona. Sicuramente ci dovranno essere ulteriori elementi probanti in futuro. E con questo